Ultima Night. Plus, don't forget, there are new emotes, gliders, wraps, and more to earn as you advance through the pass. The Battle Pass is available right now for just 950 V-Bucks. We'll see you in-game. Ragazzi, è uscita la patch notes, confermato. Ok, a posto. Ragazzi, funziona. Cattura schermo, ok, pronti a leggere la patch notes. Andiamo su notizie. Ah, Season X. Ah, che bello, non posso installarlo per troppo spazio. Ok, metto qui così vedo la chat. Allora, Season X V10 patch notes. Eccoci qui. Battaglia reale. Ah, pronti a leggere? Cioè, mi sono portato la bottiglia d'acqua qui. Bevo. Pronti a leggere. Una nuova stagione, un nuovo pass battaglia. 100 livelli, oltre 100 ricompense. Guarda il post di presentazione. Per avere tutti i dettagli sulla nuova stagione X. Durante la stagione X avrei possibilità di regalare il pass battaglia. Quindi si può regalare, raga, il pass battaglia. Si può regalare. Ma GG. Ad un amico. È disponibile per tutte le piattaforme. Le tempistiche possono essere varie a seconda della regione. Fino al 15 agosto. Il primo acquisto comprende anche una scatola regalo unica che potrai usare per donare oggetti dal negozio. Ma perché così è dettata? Perché sta cosa? Allora. Da oggi te la butti l'acqua. No. Poche cose, vabbè, queste cose non ci interessano. No. Zona e fenditura. L'esplosione al punto zero ha destabilizzato l'isola. E i luoghi ormai perduti hanno cominciato a riapparire, anche se non sono più come prima. Salta in azione e scopri quali misteriosi cambiamenti in gioco hanno in serbo. Quindi, raga, mi state dicendo che è tornato il cubo? Mi state dicendo che è tornato. Ma non mi interessa, basta che è tornato il cubo, non me ne frega niente. Mi stanno dicendo che è tornato il cubo, giusto? Raga, ma giusto? Tutto sgorbito. Ok. Continuiamo a leggere. Armi e oggetti. Bruto. Ah, c'è un veicolo. Ah, ma questo robot è un veicolo. È tipo Star Wars. Sì. Questo veicolo può essere azionato da un massimo di 2 giocatori. Se lo usano 2 giocatori, uno il pilota e controlla il movimento, mentre l'altro il mitragliere fa piovere missili e colpi di fucile. Subito. Il pilota può scattare in combattimento, balzare alla vittoria con un super salto, piombare dischiando sui nemici e strutturare a terra. Gabriele Algeri, c'è l'aggiornamento, guarda controllo. Sì, c'è l'aggiornamento, raga, è uscito l'aggiornamento, sto scaricando. Vi faccio sapere subito di quanti giga è. Intanto leggiamo. Ok, lancia missili, spara fino a 100 missili. No, 10 missili contemporaneamente. Tenendo premuto il grilletto inizia a caricare i missili. E dopo aver rilasciato il grilletto. Vabbè. Nuova meccanica, scudo supplementare. In magazzino. Allora ragazzi, io già ho letto una cosa che non volevo fosse in magazzino. Però va bene. Leggiamo. In magazzino. Girosfera. Quad annientatore. Pistola a fucile. Focile, qua hanno sbagliato, vabbè. Bomba ombra. Fucile di precisione semiautomatico. Fucile d'assalto tattico. Torretta montata. Oh, la torretta l'hanno levata. Hanno levato la torretta. E attacco aereo. Oggetti di rischiaramento dei deltaplani ancora disponibili in modalità grandi squadre. Nel tempo abbiamo aggiunto molte opzioni di mobilità, sia come oggetti che sulla mappa. Pensiamo che con l'esperienza della stagione 9, della stagione X, di mortacci su, sia migliore con mobilità ridotta. Oh, quello di cui si sono lamentati tutti. 9 giga! Infatti, 9 giga! A te quanto ci vuole per installare? 34 minuti. 4. Ma 9 giga! Correzione del bug. Risolto il problema per cui il fucile pesante non penetrava nell'acqua nelle modalità in cui era disponibile. Questa cosa non mi è mai capitata, però va bene. Tutti i falò ora curano i veicoli. Davvero? Il fucile di precisione Scout Tempesta non ha più precisione perfetta, sparando senza mirare. Dove aver usato il mirino. Bombe ballerine e granate non attraversano più veicoli. Davvero?
attraversavano i veicoli. Gioco, missioni, nuova funzionalità pass battaglia. Le missioni sono una serie di obiettivi a tema che forniscono ricompense. Completando questi obiettivi otterrai, vaffanculo non la collego più alla produzione remota, otterrai delle stelle pass battaglia, vabbè, PE, incremento PE, e oggetti estetici esclusivi. Per più informazioni sulle missioni, consulta le schede del pass battaglia e sfide. Risolto un problema per cui i giocatori rimanevano bloccati sotto la mappa, no, sotto una rampa, mentre che veniva posizionata. Ah! Eventi. Aggiornamenti della modalità di gioco arena. La stagione inizia con l'arena per singoli e terzetti. L'hype sarebbe le punti hype. Verrai azzerato all'inizio della stagione X. No! Tutti i miei punti! Quando sarà introdotto il nuovo schema di punteggi. Quindi non sarà più lo schema di punteggi della World Cup, però rimarrà arena. 10 divisioni, i valori in punti sono stati aumentati, ma la progressione dovrebbe essere grosso modo la stessa. Le divisioni in grassetto sono nuove. Aperta e veramente? Raga, questi sono i punti? Raga, ma di quanto l'hanno aumentati? Raga, ma se questi sono i punti, ma stiamo scherzando, raga? Aggiornamento dello schema di punteggio. Punteggio dei biglietti degli autobus standardizzati. Che termine? In tutte le playlist. Singolo, eliminazioni 20 punti. Quindi ogni eliminazione fa 20 punti, ok? Migliori 25, migliori 25, 60 punti. Migliori 15, 30 punti. E migliori 5, quindi top 5, 30 punti. Vittoria reale 60 punti. Buono. Terzetti, eliminazioni. 7 punti per membro della squadra, quindi 7 punti a testa. I migliori 8 fanno 60 punti, i migliori 4 30 punti e i migliori 2 30 punti. Vittoria reale sempre 60 punti. Costo biglietto dell'autobus aumenta nelle divisioni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il matchmaking nell'arena è ancora basato sul giocatore con l'hype simile. I giocatori nelle divisioni più alte potranno avere tempi d'attesa più lunghi del normale per garantire partite di qualità sempre superiore. Vabbè, certo è normale. Devono mettere sempre giocatori dello stesso livello dei punti che hai. Quindi ci sta più tempo, giustamente, a trovarli tutti. Prestazioni. Prestazioni di streaming dei livelli migliorati. Ragazzi, basta! Dei livelli migliorati per tutte le piattaforme ottimizzando il precaricamento delle risorse. Questo riduce i casi in cui i giocatori atterrano su edifici a livello basso di dettaglio, particolare su Switch e Xbox One. La PlayStation non c'è. Comunque, grafica e animazione. L'emote cavalcaponi e ora un emote mobile. Ma perché? Perché? Ora Rosario? Rosario, stai guardando questa live. Per favore, non farlo. Dove sono arrivato qua? Rosario, non mi ballare mai cavalcaponi in movimento. Rosario, non lo fare. Rosario, non lo fare. Perché se no. No, tu non lo fare. Tu non lo fare. Comunque, ai giocatori che hanno ottenuto l'emote cavalcaponi del pass battaglia stagione 2 è stata assegnata una nuova emote. Trotta cavallo. Rosario che si lamentava sempre degli stili delle skin che lui mai niente gli regalavano. Questo è il tuo giorno, Sara. Questo è il tuo cazzo di giorno. Ok? Audio, ragazzi, l'audio. Vediamo. Aggiunti nuovi suoni di impatto dei proiettili. In che senso? Quando ti sparano tu senti tipo pum pum pum. Ok? Aumentate il volume sonoro dei dettaplani. Dettaplani spari distanti. Il volume sonoro di dettaplani e spari distanti. Volume e portata audio del forziere aumentata del 10%. Ok, che a volte non si sentiva. Correzione dei bug. L'audio ambientale non si interrompe più quando i giocatori camminano tra un bioma e l'altro. Bastardo Saro. Interfaccia utente. Premere il telecomando del menu principale sui controller. Ora attiva il menu principale per impostare per impostazione predefinita lato destro dello schermo. Correzione del bug. Il messaggio di caricamento dei contenuti non sarà più bloccato allo zero quando i giocatori sono impegnati nel matchmaking. Risolto un problema con la telecamera della lobby quando si trova da un replay. In che senso? Risolto un problema con la telecamera della lobby quando si trova da un replay.
Beh, è un problema di replay questo. Risolto il problema che impediva di selezionare giocatori diversi nella lobby dopo il passaggio da una modalità di gioco diversa. Selezionare abbandona la partita non impedisce più a un giocatore del tuo gruppo di partecipare al matchmaking. Replay! Nuova modalità della telecamera aggiunta al replay del server. Mappa battagliale. Questa modalità della telecamera mostra il percorso del giocatore seguito nel corso della partita, le posizioni delle eliminazioni effettuate dal giocatore seguito durante la partita. Ma questo già non c'era. Abbiamo ritardato il fuoco automatico per ogni arma con questo aggiornamento e ci farà piacere ricevere i vostri commenti specifici e dettagliati, arma per arma, in questo modo da poter continuare a migliorarlo. Se non l'avete, no, se non lo utilizzate e volete provarlo, aprite le impostazioni dell'interfaccia e attivate il fuoco automatico. Aggiunta nuova impostazione, tocca per cercare e interagire con il controller. Raga, ma speriamo che hanno messo il supporto per questo qui. Cioè, non l'hanno messo. Ragazzi, aspettate, forse mi è arrivato uno spoiler della nuova mappa. Ma non penso sia questa la mappa. Cioè, se è così ci sono pochissimi cambiamenti. Non credo proprio sia così. Allora, ho aggiunto un messaggio per i dispositivi Android che hanno impostazioni per il sensore di precisione S8, S8 Plus, in teoria più vuol dire Plus, S9, S9 Plus e Note 9. Per informare i giocatori che le impostazioni sono attive. Ok. I giocatori potrebbero tornare involontariamente alla schermata principale se questa impostazione è attiva. Abbiamo aumentato le dimensioni dei pulsanti e delle icone delle aree. Nelle aree seguimenti, raga, ma che cazzo stanno dicendo? Non ci sto capendo niente. Pulsanti della scheda lobby. Vabbè, questo non mi interessa. Cioè, poi lo vediamo. Modalità creativa, questo mi interessa. Telecomando tempesta avanzata. Ora puoi applicare la tempesta dell'ondata 10. Bella questa, raga! Cioè, in poche parole, ondata 10 sarebbero 8 cerchi che si vanno a chiudere nella mappa. Questa è bellissima perché cubosa, raga, cioè. Bellissima! 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 Segnalatore di tempesta avanzato. Ti permette di personalizzare fasi specifiche o di impostare il numero di fasi di telecomando tempesta avanzata. Sì, bisogna vedere quanto occupa di memoria e poi lo posso mettere su Cubo Cubo Boss. Zona smilitarizzata. Mentre si trova una zona smilitarizzata? Che cazzo vuol dire smilitarizzata? Vabbè, Matt, duello automatore. C'è Drompix. Mi senti, Drompix? Siamo in live, Drompix. Isole. Aggiunta isola griglia. Un'isola piatta interamente coperta da una griglia quadrettata. Tipo il The Block. Per misurare più facilmente gli edifici. Il quadretto bianco della griglia segna il colore dell'isola, no, il centro dell'isola. L'isola è basata sull'oceano, per lasciare il maggior spazio possibile libero per la costruzione. Gioco. Aggiunte opzioni di rotazione della squadra per consentire la rotazione tra squadre nei diversi round. Aggiunte le posizioni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40 e 60. La patch notice. Ogni round e ogni due round sono ancora disponibili. Aggiunta opzione di gioco grafica, squadra determinata per controllare quali dettagli estetici, nomi squadra, colori squadra, eccetera. Aspettate che mi è arrivata un'altra foto. Qualche youtuber ha fatto già l'aggiornamento. Ok, ragazzi, vi faccio vedere la mappa. Grazie, grazie Gabriele, se stai prendendo la live. Ragazzi, vi sto spoilerando la mappa. Che dovrebbe essere teoricamente questa. Ma spero con tutto me stesso che non sia questa. Perché, cioè, è veramente brutta. Ci sono troppi pochi cambiamenti, raga. Ve lo sto facendo vedere in live. Ok. Questa dovrebbe essere la mappa. Ragazzi, vi ripeto. Speriamo non sia questa perché non è cambiato praticamente un cazzo.
Ragazzi, sentite questa, sentite questa. Alexa, ma che minchia vuoi? Essere chiamato. Purtroppo non trovo la risposta. Ha risposto Alex. In tribunale a The War. Che schifo. Ma ti fanno ridere ste battute a te, Francesco? No. Ci sono due Franceschi in un tribunale. L'altro chiede, l'altro. Sei troppo alto. Alexa, cantami una canzone. Canta il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Alexa, cantami una canzone. Alexa, cantami una canzone. Fattoria, ia ia oh. Quante bestie a Ziotopia, ia ia oh. Ma io dico, ma se entra uno se adesso entra qualcuno in live che non mi conosce, cosa può pensare? Ok, aspetta che lo spello. Lo sto spellendo, tranquillo. Quali sono le scarpe di Agi? No, lo sto spellendo. Aspetta, veramente, ti pare che scherzo? Quali sono le scarpe di Heidi? Aspetta, quali sono le... Affanculo. Quali sono le scarpe di Heidi? L'ho espulsa! Guarda come lo invitiamo. Francesco, che è successo? Le sapete quali sono le scarpe di Heidi? Le Heidi da... No, no, lo sto spellendo un'altra volta. Francesco, ho il dito quanto mio. Ti spello di nuovo. Sto bene. Tu immagina che non è quello. Non ci sono. Ok, ora ci sono. Vai, premiamolo insieme. 3, 2, 5, 4, 3, 2. Sei un cretino. Sei un coglione. Questo è l'esemplare di coglione. Ho detto fai il conto alla rovescia, fatto bene. Non sai i numeri, capito? Sì, sto dando i numeri. E effettivamente stanotte ho dormito solo 3 ore. Sto dando i numeri. No, no, volevo così. Aspetta, aspetta, fermi, raga. Ora decide se fare Battle Royale o Salvo il Mondo. Io già sono entrato, che cazzo me ne frega. Trailer, trailer, ragazzi, trailer. Silenzio. Fanda scientifica. I sottotitoli sono belli. C'è lui che vuole prendere la mitraglietta tattica, ma non ci arriva. C'è il cubo. La farfalla. Ciao. E chi sta salutando? Raga, perciò io non ho capito, ma questa è la dimensione dove è andato il cubo. Sì. No. Ragazzi, entriamo tutti in lobby e vediamo subito la mappa, ok? Prima vediamo un attimo il pass. Subito. E io non posso. Guardate che figa la lobby. Allora mi devo vedere. Mettete cavalcaponi! Pure a me l'avete regalato, che bello. Ma perché? Aspetta, stagione X di commento e battaglia. C'è l'altro trailer, raga. C'è stato cavalcaponi, raga! È quello! È trotta cavallo! È cavalcaponi, è solo che lo puoi fare a noi. Abbiamo il trailer per il battle pass, ragazzi. Tan tan tan. Tipo cavaliere rosso, guarda. Tan tan tan. Ma tu, raga, le prime due skin sono catalizzatore, che è abbastanza figa. Lo so, l'ho visto. È Lord X. Ti posso regalare il pass, Gabri? Quando lo regalerò? Sì. Infatti, non me ne frega che me lo regala. Ultima skin, vediamo cosa c'è. Ultima skin. Veloce, veloce. Bello, questo è bello. Aspetta un attimo, che voglio vedere. Dai.
Bello questo. Ragazzi, a primo impatto? A primo impatto? No, vabbè. Mi sembra uno dei migliori pass. A primo impatto mi sembra uno dei migliori. Bello. Ora vediamo la mappa, eh. Aspettatemi raga, perché io purtroppo ho avuto... Ah, il pass battaglia è bello. Ok, io sto impostando lo sfondo. Aspettami. Il pass sì, è carino, vedi, hanno regalato bello. Una Caponi. Sicuramente lo sarò. C'è la musica del duello finale, raga. Settimana 2, no, non c'è. Io ora giocherò come un porco appena... E come fai, scusa? Che schifo, raga, la mappa! Ma la lobby è uguale. Ma perché la mappa? È cambiato solo magazzino. Qua? Raga, magazzino muffito. Così. Niente da quella mappa. Ma perché c'è un coso che vola? La meteora! No, sono dei robot. Ma sfonde, che cazzo si è creato? Raga, ma c'è la meteora ferma! No, ma raga, ma l'hanno fatta storta la meteora. Scusa, se il magazzino muffito è qua. Che c'è della meteora? Tu sei storto. Raga, no, venite a sfonde, raga, sfonde! No, no, ma ci siamo, dai mix, dobbiamo prendere noi i robot, è la nostra missione, dai mix. Sì, ma siamo 50! Ci possiamo andare in due? No, c'è gente bassissima, madonna mia, dobbiamo andare a magazzino, c'è troppa gente. Ce sono questi già! Vediamo cosa succede! Oh! Francesco scappa! Ma è senza energia Pinnacoli? Sì, vabbè, guarda che cos'è! Ma dove sei andato? You'll unlock Ultima Night. Plus, don't forget, there are new emotes, gliders, wraps, and more to earn as you advance through the pass. The Battle Pass is available right now for just 950 V-Bucks. We'll see you in-game.